Sono arrivati 13 pellegrini di pomeriggio. No? 13 pellegrini. Facciamo i fuochi allora! Sì, loro forse non sanno di voi. Voi non sapete di loro. Un momento. Questi pellegrini sono pellegrini particolari, perché vanno in gruppo e chiamano solo pellegrini meditanti. Meditativi. Pellegrini meditativi. E cosa vuol dire? Prego, ce lo spiegano loro. No, spiega uno di voi. Marisa. Che camminiamo e preghiamo intanto, cioè, e ci sediamo in silenzio e facciamo la meditazione. E leggiamo la vita di San Francesco, leggiamo le Sacre Scritture e poi la sera condividiamo la giornata. Andiamo non il passo CAI, ma abbastanza più lentamente, proprio perché ci sia tempo per per camminare e guardare, ascoltare, guardare il paesaggio, ascoltare gli uccelli, tutte le cose. È un rallentare un po' e rimanere in contatto col Signore e con i compagni di pellegrinaggio. Grazie. Bene. Adesso io spiego a voi chi sono loro. Sì. Perché se io lo faccio spiegare da loro, non hanno idee chiare. Grazie. Allora, questi ragazzi. Ragazzuoli. Vengono da un paese in provincia di Padova chiamato Solesino. È l'unico paese d'Italia che comincia con sole. Ecco, ogni volta che vengono portano il sole. Qui sono arrivati qua in modo tutto misterioso, no? Perché è troppo difficile, troppo lungo spiegarlo. Io vado, qui venne il loro attuale cappellano, Don Andrea, nel 2001. Venne qua a vedere questo posto insieme ai ragazzi a febbraio, era inverno, poi tornò ad agosto con 30 ragazzi, la foto sta lì in fondo. Sono 30 ragazzi e sono 5 giorni. E da allora c'è questo rapporto tra la Romida e il paese di Solesino, e sono arrivati sempre più numerosi, sempre più laboriosi, sempre più valorosi. Gemellaggio. E quindi siamo arrivati al punto che molti lavori sono stati fatti qua alla Romida, li hanno fatti loro, tutti i recinti, i portoni, il portone grande, il portone piccolo, e oggi hanno fatto tante cose. Non è soltanto il lavoro, che la forza lavoro che loro danno alla Romida per la ricostruzione e per la manutenzione, è anche lo spirito che portano, perché cantano, pregano, sono allegri, ogni tanto bevono anche un po'. È arrivata una ragazza da loro, c'era una maglietta, c'era scritto: il vino è il nemico dell'uomo, chi fugge davanti al nemico è un vigliacco. Meditiamo. Questo poi col tempo anch'io sono andato da loro, cioè a vedere un po' che hanno questo di particolare, e quindi si è creato un rapporto un po' ancora più di collaborazione tra la Romida e diciamo che la Romida è una colonia. Gemellaggio. Ecco, quindi vento. 5 anni fa, il 50°, il 70°,
al farsi. Bravo. Adesso ho spiegato chi sono loro. Spiegaci chi sei te. Allora, ecco. Io lo so, ma loro no. Spiegala un po' la storia della Romita. A loro. A loro noi. Solo noi. Molto probabilmente. Sì, perché qui sono loro che fanno. 1213, 400 anni fa. Dopo il suo passaggio sono fermati dei frati, che prima era un eremo, poi hanno fatto un convento grande, come lo vedete adesso. Questo convento è stato abitato fino al 1860, finché l'anno prossimo fanno il 150esimo di questo incameramento, questo furto di Stato. Allora, tutti i conventi del 1861 furono presi dallo Stato con la scusa che i frati non facevano niente, difatti questi qui erano solo funghi, no? E sono scusi da solo. E qui da allora il convento è rimasto abbandonato fino al 1991, un secolo dopo, invece nel 1991 sono arrivato io, chiamato per vie misteriose, arrivato qua e... Così abbiamo cominciato a lavorare e abbiamo rifatto tutto com'era. Sono ormai passati quasi 20 anni, però a questo progetto hanno collaborato migliaia di persone, anche dall'estero, tedeschi, austriaci, svizzeri, ma soprattutto veneti. Lo scopo della ricostruzione era rifare questi edifici. Il nostro telefono va con energia solare. Poco sole, poco conversazione. Dice se può telefonare tra 10 minuti, perché siamo impegnati. Lo scopo era di rifare questi edifici per riempirli di persone, idee e attività, no? È quello che è successo negli ultimi anni. Dal 2005 in poi c'è stato il nuovo fenomeno dei pellegrini che fanno a piedi il cammino di San Francesco, e quindi sono in aumento. Noi accogliamo volentieri i pellegrini, anche quelli che sono singoli, sono spettatori, vengono in due, no? Per i gruppi. Voi non lo sapete, ma poco prima che arrivaste voi, un'ora prima, è arrivato, durante il pranzo, è arrivato un gruppo di tedeschi che si definivano pellegrini. Io, siccome non sapevo di che lingua erano il vostro gruppo, di lingua della madre, pensavo che fosse il vostro gruppo. Presto, ci ha messo così poco tempo. Ho chiesto, ma voi siete proprietari per qui? Non lo sappiamo. Allora, ma per non state qua? No. Ma che volete? Visitare? Non è un museo questo. Questa è una comunità. Allora ha chiesto. Avete mangiato? No. Volete mangiare? Sì. E allora abbiamo dato da mangiare. Però il primo tempo pensavo che foste voi. Invece era un altro gruppo tedesco che ha mangiato qui. Con il forma. Quindi cambiano questi gruppi, però questo era un gruppo che viaggiava col pullman, no? Poi lasciava il pullman in un posto, faceva tra piedi, tornava indietro, infatti questa sera pernottano a Rieti, già sono già arrivati a Rieti, pellegrini in pullman. Grazie.
Poi, dunque, lo scopo era questo, valeva la pena restaurare questo complesso, questo eremo, perché diciamo con silenzio, con spazio, con solitudine, c'è una storia, una spiritualità, una cultura francescana della sobrietà, dell'essenzialità, della bellezza. Bellezza. Questo edificio è semplice, però c'ha una sua fascia, no? Noi l'abbiamo rifatto con allora, siccome voi state solo questa sera, domani sera tutti questi sono partiti, domani sera saremo 4-5, io e i bambini e i nonni. Io, i bambini e i nonni. Allora, volevo farvi sentire qualcosa con due strumenti. Andiamo a dire anche un'altra cosa. Da questo paese, da Solesino, provincia di Padova, il 5 agosto sono arrivati 82 pellegrini a piedi e hanno pernottato, non solo pernottato, hanno mangiato. Sono rimasti qui un altro giorno, sono arrivati giovedì sera, sono rimasti tutto il venerdì e hanno fatto tanti lavori in quel giorno. Poi sabato mattina sono partiti, no? Sono tornati, segno qua. Volevo fare questo canto chiamato La Parata Francescana. È, non so se voi la conoscete, è un canto non di San Francesco, però diciamo rispecchia la sua mentalità, il suo modo di pensare e di parlare. In dialetto umbro. Però si capisce per lì. Molto attuale. San Francesco non è legato al suo tempo. Si è legato per sempre così. Ogni giorno affannati combattete fatti fare. Denaro accumulare e benessere affermare. Grazie.
altri gatti. Allora, domattina Bernardino ce la fa una lauda. Domattina la sveglia alle ore 7. Grazie per 7:30 suona la campana. Che chiama? Chi vuole viene, chi non vuole dorme. 8 colazione. Dopo colazione, voi pellegrini? Trotta! Voi pellegrini partite, no? Trotta! O no? Andate! Ha chiesto di fare un corso di testimonianza. Però i vostri canti, diciamo, sono molto, molto ritmici, no? Allora, adesso faccio una lauda, facciamo una lauda. È una lauda del fine del 1200, dall'Autario Cortonese. Voi forse non lo sapete, ma il canto del film di San Francesco, Fratello Sole, Sorella Luna, Dolce Sentire, non sarebbe dato a nessuno. Il testo sì, ma la melodia è di allora. Basta ascoltare la melodia originale com'è, no? Sia laudato San Francesco, quel ch'apparve in croce fisso, come redentore. Questa è la laurea medievale, da qui hanno preso. Sentire. Oh, è la melodia? Sì. Nel medioevo. Capite? Allora, pronti? Ah. La lauda che volevo farvi cantare. Questa? Prego. Guardate in 3, 4. Non ce l'ero. Con i pellegrini. È una lauda alla Madonna. Divosamente l'altra verde beata, e diciamo Ave Maria, sempre sia da noi lodata. Insieme. Salutiamo divosamente l'altra verde beata, e diciamo Ave Maria, sempre sia da noi lodata. Alla dolcemente e con gran solennità, se sapem veracemente per la sua umiltà, la divina maestà, potire innamorata. Salutiamo veramente l'alba verde creata, e diciamo Ave Maria, sempre sia da noi laudata. Ave Maria, siete piena di virtude, Dominus cum teco sia, da cui vengo le salute, tutte grazie adempiute, in te verge salutata. Salutiamo nuovamente l'alba verde beata, e diciamo Ave Maria, sempre sia la tua lodata. Pulsando con amore, come il vento rispondea, ancilla so del Signore, ciò che piace a lui si sia, allora Verge Maria, e Gesù fu in grave data. Salutiamo divotamente l'alta Vergine beata, e diciamo Ave Maria, sempre sia da noi laudata. Ma che bravi che siete! Grazie! Era la buona notte.
Ma ancora ci sono 3 ore per andare in discoteca? Raccogliamo i fogli. Non puoi sparare la mia sposa di oggi. Ma che cazzo è questo? Se stai... Che sarà? Vabbè, 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 vabbè,